Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Defender Bros, un gioco che mi è stato mandato da un PR e mi ha detto provalo perché potrebbe essere interessante. Allora, io inizio specificando che non amo i Tower Defense, ma questo devo dire che mi ha colpito e mi è divertito. Ho fatto una partita sola finora, ma è piuttosto divertente, soprattutto in prospettiva di multigiocatore, dove potete giocare fino a 3 amici. E potete unirvi ad altre partite. Al momento non c'è nessuno perché lo sto provando inizio settembre, ma l'uscita del gioco è prevista per il 2 di ottobre, quindi non so dirvi nemmeno il prezzo. Qua potete creare un soldato che lui livellerà, farà dei soldi e coi soldi potrete salire di livello, quindi potenziarlo. Tutti i potenziamenti sono reversibili, quindi io posso acquistare più salute. Tenendo premuto, vedete che lo compro, posso comprare più scudo, posso comprare più stamina e così via, ma posso anche toglierlo col tasto destro, ho il rimborso e potenzio il soldato, posso cambiargli il tipo di elmetto, posso andare a sbloccare anche altri elmetti dopo tot numero di uccisioni fino al cambio del companion. Questo è un bulldog con una mitragliatrice montata sulla schiena e si va al pastore tedesco fino ad altre cose molto carine. E ci sono vari livelli, al momento qua ne vedo 3, noi abbiamo il primo, questo è sopravvivendo fino al giorno 11, e praticamente è possibile poi partire da un giorno specifico qualora arriviamo, non mi ricordo fino a che giorno di ogni partita, quindi non si ricomincia proprio da capo da capo, e all'interno di ogni partita, come un Vampire Survivor, si livella anche all'interno della partita, sono livelli che non sono permanenti ma sono vincolati a quella partita e ci consentono di avere dei potenziamenti quali armi diverse. L'inizio è questo, sappiamo che i nemici arrivano da questa parte, qua c'è questo diciamo contatore che sta facendo tutto il giro e una volta che arriverà sul blu inizierà un conto alla rovescia di 60 secondi dove dovremo prepararci. Al momento abbiamo una pistola, la pistola è l'unica arma ad avere colpi infiniti, dobbiamo girare il mondo cercando di prendere più casse possibili perché ci forniscono quei rottami, vedete io intanto già livellato posso andare a scegliere se avere dei proiettili di fuoco piuttosto che un'unità compagno che fa un altro danno, io gli monto questa, ho un altro compagno addirittura, perfetto, ottimo, e mannaggia non ci sono casse, i nemici passano solo lungo la via quindi non scavallano come stiamo facendo noi, quindi dobbiamo diciamo fare abbastanza velocemente perché a breve dobbiamo iniziare a piazzare le difese. Non ho accettato il fucile a pompa, forse è stato un errore, ho solo la pistola poi va caricata, ci vuole il suo tempo, però poi ci sono un po' di nemici, questi sono nemici che non hanno nulla a che fare con i nemici che ci attaccheranno, infatti sono anche abbastanza semplici da buttare giù. Io recupero il più possibile, vorrei arrivare almeno a 3000 rottami prima di iniziare le difese in modo da poter piazzare quello che ho in mente di piazzare. Il problema è che le difese le piazzate, magari vincete l'ondata, ma le difese magari non vi servono per l'ondata successiva perché avviene da un'altra parte. Quindi questo è un po' il bello del gioco. Sono le 4 del pomeriggio, le 5, sta per arrivare il punto X. Quindi noi iniziamo già, anche se non è ancora ora, iniziamo già a posizionare le difese. Quindi col tasto Tab io vado a scegliere di mettere la barricata. La barricata la metto qui. Gli metto già una torretta con la direzione di là in modo che arriveranno, possiamo piazzarne anche un'altra qui, anzi no, io piazzerei un'altra barricata qua in modo da rendere il passaggio più difficoltoso alle unità, poi qua piazziamo uno di questi che macella i nemici al loro passaggio e mi servirebbe un'altra cassetta che magari riesco a prendere perché è qui e non c'era prima, non l'ho vista o non ci sono mai venuto qua. Riesco a piazzare magari un'altra torretta, vediamo se arrivo a 1000, no, purtroppo non arrivo a 1000, quindi riesco a piazzare solo una barricata, la barricata costa 500, le altre 1000 e tra l'altro abbiamo anche cose che sono bloccate, quindi piazziamo un'altra barricata in modo da far sì che i nemici vengano maciullati abbastanza facilmente. Ok, a breve si comincia,
e non abbiamo una... Ah sì, devo salire di livello, quindi posso aumentare lo scudo, l'alto di fuoco e la velocità di movimento. Io aumento l'alto di fuoco. Ho un altro livello da prendere e gli dico fai più danno con quello. E dovevo scegliere forse il fucile a pompa, però vabbè. Iniziano. Vedete che loro attaccano, si muovono solo all'interno di questa, di questo corridoio. I nemici che arrivano per ultimi sono quelli un pochino più potenti, quindi dobbiamo sparare. Non sono il massimo. Ho livellato, prendo più salute delle barricate, dai, così almeno resistiamo qualche secondo in più. Stanno sparando i miei due companion più i miei, la mia mitragliatrice di là. A breve arriveranno qui, si attiverà anche quest'altra. Spero non... infatti vedete che si mette all'opera. Ho livellato, faccio ancora più danno col ventolone. E diciamo che la mia prima partita mi è andata decisamente meglio di come mi sta andando questa. Ovviamente perché avevo il fucile a pompa, ora con la pistolina non faccio molto danno. Livellato ancora. Mitragliatrice, ok, perfetto. Così posso iniziare a fare un po' di danno. Ovviamente questi proiettili sono, non sono illimitati, ma si trovano sempre all'interno delle casse. Ok, abbiamo livellato ancora. Aumento il ratio di fuoco o il danno dei cani. E adesso, vi faccio vedere un'altra ondata, andiamo a prendere ancora altre cose, altre casse. Queste sono le più semplici, attaccheranno dall'altra parte. Quindi, e siamo sopravvissuti un po' per il rotto della cuffia, direi. Quindi, ok, andiamo a fare quella cassa là che è tra quei nemici. Questi vengono giù piuttosto facilmente, molto più facilmente delle ondate. Ricorda un po' anche Starship Troopers. Ok, 2005 non è tanto, non è assolutamente tanto. Livelliamo ancora, facciamo più danno con le torrette. Vediamo se abbiamo ancora un po' di tempo, quindi possiamo cercare altre scatole di rifornimento che magari sono... Eccola lì, una è lì, due, perfetto, dai, poi andiamo a piazzare. Non si sta fermi un attimo, non è che avviate quando volete voi l'ondata, c'è il tempo, e quindi non si sta mai fermi. E in cooperativa, secondo me, il gioco dà il meglio di sé, per quanto sia divertente anche in singolo. Ma quattro ce ne sono, ok, dai, siamo a cavallo, abbastanza a cavallo. Ratto di fuoco. Potenzia sempre di più. Dai, prendi. Fate fuori quelli che io intanto prendo le casse. Dai, che abbiamo un bel po' di tutto adesso. Perfetto, dai, ci siamo quasi. Andiamo. Vedete, la stamina adesso mi si sta ricaricando, quindi io ho lo scudo, la stamina e la vita. E ho col tasto 5, vedete, posso con l'1, il 2, il 3, il 4, il 5, posso passare da uno strumento all'altro, al momento ho solo questi. Allora, adesso abbiamo 5.000, quindi non è male. Quindi piazziamo una barricata qua, subito appena arrivano. Una barricata la mettiamo anche qui. La mettiamo qui. Ci mettiamo questo in mezzo, così appena entrano iniziano a... Poi ci piazziamo un'altra barricata qui. Un'altra la mettiamo qui, così rimangono chiusi in mezzo, nel mentre vengono maciullati. E poi è tempo di torrette che vengono messe. Una qui. E una qui. Quindi direi che così siamo abbastanza a cavallo. Direi che siamo difesi abbastanza bene. Inizieremo a far danno da qui anche noi, con la nostra mitragliatrice. Saltiamo. Beh, per il momento sta andando anche abbastanza bene, perché riusciamo a fargli danno ancora quasi prima che arrivino alle barricate. F salire di livello, facciamo più danno con le torrette. Devo ricaricare, mi ricarica in automatico. Ok, sono entrati, quindi adesso qui subiscono danno permanente finché restano dentro, però questa è stata una bella difesa. Adesso stanno arrivando anche quelli corazzati, quelli sono mostri che hanno... aspettate un attimo. Proiettili penetranti no, facciamo unità compagno, quindi adesso ne dovremmo avere teoria 3, infatti.
e vedete sono tutti legati comunque a questa partita. Se io ricomincio la partita può andare in modo diverso. Come vi ho detto, io non amo, ho finito i colpi, devo sparare con la pistola. Vedete, questi qua sono unità che hanno, sono forti perché hanno lo scudo. Menu costruzione, vedete, possiamo riparare le barricate. Il prossimo attacco arriva dall'alto e quindi in questo caso noi andiamo a proteggere questa parte in alto. E sarà difficile proteggerla ancora. Io sono sopravvissuto 4 giorni. Non so se al quinto salva per poter ripartire da lì. Facciamo più danno con la pistola stavolta, così almeno... ma quanti? Ce ne sono 3 lì, uno sotto. Dai, dai. Stavolta facile. Attacco con la pistola così non consumo colpi di... ancora. Lato di fuoco, così spariamo di più. Quelli lì sono già più forti, aumentano di forza anche i nemici intermedi andando avanti. Questi qui hanno la corazza, vedete che hanno la corazza blu sopra, azzurra. E poi una volta finita quella iniziamo a fargli male alla vita. Ok, dai, non siamo messi neanche malaccio. 4.000, riuscissimo ad arrivare a 5.000 magari. Dai, andiamo di qua. Tanto io accumulo anche proiettili per il... Sì, abbiamo una discreta quantità di fuoco, con i nostri cani qua, con le mitragliatrici, quindi... Ok, ce ne manca uno. Andiamo a prendere quello lì sotto. Siamo a 4006, quindi direi che possiamo quasi ritenerci pronti. E vi faccio vedere ancora questo perché sono preso bene. Come vi ho detto, io non amo i tower defense, ma giochi come Diplomacy is not an option e questo veramente mi stanno piacendo parecchio. Scusate, ma riprendo anche questa cassa qua. No, non ce la facciamo. 60 secondi, no. Però ok, dai, prendete tutto e andiamo. La stamina finisce, quindi bisogna fare attenzione. 50 secondi, mannaggia, non ce la faccio. Posso costruire anche quando l'ondata inizia, però sarebbe meglio prepararsi prima. Mentre qui invece abbiamo un menu di costruzione che ci consente di riparare il nostro centro, che una volta distrutto determina la fine della partita. Attenzione, più danno anche di questo. Perfetto, 30 secondi, dai, ce la facciamo. Allora, iniziamo con barricata 1. Mettiamo qua. Barricata 2. Questo in mezzo. E poi barricata 3. Barricata 4. Questi non ci sono ancora bloccati. Questa 1. Questa 2. E ci mettiamo anche questa 3, così almeno siamo iper protetti. E noi ci mettiamo da questa parte con il nostro 200 colpi. Ok, vediamo se ce la facciamo. Io mi metto qui, tanto livello. Scudo in più, tanto farmo esperienza. Questo è forte. Livello ancora. Proiettili di fuoco. Livello ancora. Lato di fuoco. Livello ancora. Più danno ai cani. Mamma mia, che farming. Più scudo. Ancora livelli, mamma mia. Più scudo. Mamma mia, avevo bottone. Questo è un grande surplus, eh. Sono entrati, ma non avranno vita facile. Teoricamente dovremmo aver fatto. Mamma mia, ragazzi. Bellissimo. Bellissimo, ragazzi. Io adesso interrompo qui perché interrompo. E, perché mi sono divertito, ho fatto anche un bel po' di soldi, mi sono organizzato meglio nonostante l'inizio ho sofferto un po' di più, ma ho accumulato risorse. Però questo, diciamo, è il gioco. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Non so quanto costerà, però è assolutamente intrigante.
Beh, con questo vi saluto e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima, ciao ciao!